Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il mio salotto letterario virtuale. Oggi è giorno di Pasquetta, che tutti noi quest'anno, diciamo, inusualmente lo passiamo a casa perché purtroppo le gite fuori porta sono, ahimè, fuori portata per quest'anno. Mi dispiace molto, tra l'altro. Sono in compagnia di una carissima amica che è Cinzia, che vedete già in schermo. Dunque, Cinzia, Ciao vi dico Paolo. ciao, Cinzia, benvenuta. Cinzia, allora. Grazie. Il nome di Cinzia è Cinzia Riccitelli, però Cinzia utilizza, scrivendo il suo libro, i suoi libri, anzi, chiedo scusa, uno pseudonimo, Cinzia Fiore Ricci, che naturalmente per me è solo Cinzia, perché è un'amica, però è giusto per Sì. dire le cose con correttezza. Ecco, io Cinzia l'ho conosciuta perché ambedue facciamo parte, tra l'altro, di un gruppo di scrittori emergenti tra le righe, ne abbiamo già parlato varie volte, ho già ospitato diversi amici comuni, a cominciare da Emilio Brancatoro, che è l'organizzatore, e noi ci siamo conosciuti così, appunto in queste occasioni. Tra l'altro, ho assistito anche alla vittoria di Cinzia, un concorso letterario bandito nell'ambito del gruppo proprio lo scorso mese, ottobre, era giusto, se A non ricordo. ottobre, sì, Esatto. all'Orto Botanico. All'Orto Botanico di Roma, che Terzo tra l'altro. premio Emozioni, che poi ecco si ripeterà poi la quarta edizione quest'anno. Coronavirus, blocchi, restrizioni permettendolo, però insomma ci sarà anche la quarta edizione. Purtroppo ci è già saltato, ecco, tra parentesi, anche a noi un evento, che è quello che avevo dovuto aver luogo a Sì. maggio, è stato rimandato purtroppo, perché io in questo momento Anche a me ne sono saltati diversi perché avevamo insomma diversi appuntamenti, anche una presentazione che avevo a maggio. Oltre a maggio c'era anche, ecco, appunto Tra le righe, l'evento di Tra le righe, un altro evento a giugno, speriamo quello di settembre, anche se stavano dicendo che gli eventi forse si potranno riorganizzare a partire da ottobre. Vediamo, insomma, anche perché la andiamo situazione bene. sta migliorando, però lentamente, però anche se il prossimo anno insomma si ricomincia a gironzolare e quindi avere la possibilità poi di presentare i nostri lavori attraverso fiere o eventi o presentazioni, insomma si ricomincia, penso alla grande. Speriamo in quello. Sicuramente, Diciamo sicuramente. che ci siamo organizzati bene, nel senso che insomma ognuno di noi si è inventato qualche iniziativa che gli Sì. permette, almeno attraverso il web, perché in questo momento è l'unico canale disponibile, di continuare Esatto. a tenere un contatto con i propri lettori, con i propri followers. Ecco, Cinzia, io ti conosco, però naturalmente non ti conoscono magari alcune delle persone che Alcune speriamo tanto persone. questo nostro video, per cui ti chiedo come prima cosa, come faccio sempre con tutti, una piccola presentazione. Dicci qualcosa di te. Allora, lo dico sempre, sono capitata in questo ambito comunque letterario per caso, perché la mia più grande aspirazione non era certo fare la scrittrice. Questo perché comunque avevo altri interessi, la mia vita scorreva in tutt'altre direzioni, anche se la scrittura e la lettura erano comunque una parte importante della mia vita. Leggevo tantissimo, tanti libri nel corso del mese, quindi ogni volta che andavo in libreria uscivo fuori veramente con le buste piene, andavo a fare shopping di libri proprio. E poi ho scritto per caso, perché io faccio un lavoro appunto facciamo un pronto intervento nell'ambito degli ascensori, e quindi lavoriamo anche d'agosto, ci diamo i turni e essendo un servizio H24 comunque cerchiamo di essere sempre presenti. E durante l'estate capisci da te che la maggior parte delle persone stanno in ferie, quindi tutte queste grandi emergenze non ci sono, però comunque la presenza c'è. E in quest'estate tra lavoro, anche a casa, perché comunque c'è stato il periodo anche dove sono stata a casa, non so, forse colta da un'ispirazione, ho cominciato a scrivere così, ho aperto un file, ho buttato giù qualche riga.
Io non avevo in mente neanche la storia, nulla, era giusto per fare qualcosa, per esempio, non so, invece di guardarti, che ne so, qualche video, qualche cosa, diciamo, oppure di leggere, e appunto ho cominciato a scrivere. Ed è uscito così questo primo libro, inaspettato, perché poi non avevo neanche intenzione di scrivere quella storia di quel genere. Quindi io penso che fosse arrivato il momento, oppure era proprio un momento particolare in cui c'era qualcosa in me che andava espletato. E l'ho fatto in questo modo. E poi niente, è finito, l'estate è finita, le attività sono ricominciate e quindi ho rimesso questo file, insomma, l'ho richiuso e buonanotte. E poi è stato un anno dopo, perché poi parlando con mia sorella, così, ho detto, ma lo sai che l'anno scorso ho scritto quel libro? Perché si parlava di libri, appunto. E mi ha detto, scusa, pubblicalo. Cioè, io ho detto, no, vabbè, ma dai. Cioè, non riuscivo a realizzare proprio l'idea. Cioè, vedere quel libro pubblicato, non lo so, mi sembrava una cosa non fattibile. E invece dopo abbiamo visto su Google, sui vari motori di ricerca, informa, perché io non sapevo proprio niente. E ho trovato, sì, niente, io non stavo neanche nei gruppi di lettura dei lettori, per dire, su Facebook. Cioè, io usavo il profilo, ecco, per gli amici che conoscevo, per i familiari, ma non l'ho mai allargato anche, sì, qualche pagina di qualche autore o di qualche serie TV, sa, queste cose proprio molto, molto scarne anche, perché non avevo neanche, cioè non seguivo neanche tutti questi, ecco, gruppi o... Perché non avevo tempo comunque per dedicarmi a queste cose. E ho trovato appunto questa. Se c'è qualche problema di Una connessione, piattaforma. perché abbiamo perso le ultime tue battute perché c'è stato un attimino un calo della connessione, quindi dovresti ripetere Ok. le ultime scusa. Sì. Ti dicevo appunto che cercando, appunto, facendo queste ricerche sul motore di ricerca, ho trovato questa piattaforma che si chiama Frenico. Oggi non credo esista più, non so se è stata assorbita da un'altra piattaforma, proprio non esiste. E ho pubblicato lì, ho autopubblicato quel libro, scritto in modo spartano, facevo io qualche revisione, ho fatto io qualche revisione prima di mandarlo online, ma in un modo, ecco, secondo quelle che erano all'epoca le mie competenze. Di cosa stiamo parlando? E fu letto, diciamo. Stiamo parlando del 2013, era ottobre 2013. Io ho Ci siete pubblicato, sì, era quell'anno anche lì. all'epoca le informazioni che circolavano erano meno di oggi, ad onor del vero, cioè Erano sicuramente oggi. meno di oggi. Sì, adesso sicuramente è più alla portata di tutti, o quantomeno c'è più informazione se si fanno delle ricerche. E andò bene, io non facevo neanche promozioni perché appunto, come ti dicevo, non conoscevo le blogger, non conoscevo i gruppi di scrittura, quantomeno quelli che ti permettevano di fare promozione del tuo libro, non sapevo niente. Però poi controllando nell'account sulla piattaforma, appunto, mi accorgevo che comunque il libro veniva letto, perché poi era messo su tutte le piattaforme, quelle digitali, quindi c'era iTunes, c'era Kobo, c'era la Feltrinelli, Mondadori, cioè era comunque dappertutto. Soltanto in ebook, non c'era il cartaceo. Poi, poco prima di Natale,
ho fatto una, sempre le mie solite ricerche, perché cercare qualche casa editrice. Mandai 6-7 email, una cosa del genere. E non arrivai neanche a 10, proprio perché lo fai per gioco, no? Come dire, che fai? Però mi ricordo, in tre di queste case editrici, e alla fine, ecco, scelsi Edizioni Rei. E lo ritirai ovviamente da Frenico. Okay. Sì, e poi lo diedi a loro, scelsero la nuova copertina, fecero l'editing, e uscì nel marzo del 2014. Poi, ecco, da lì loro mi misero in qualche gruppo dove si poteva fare, diciamo, la promozione, e quindi da lì ho cominciato effettivamente a muovere i primi passi, a fare lo spam, come lo chiamiamo noi. E nel giro di 15 giorni arrivò a dodicesimo nella Kindle Store, quindi ho detto, buono. Sì, andò bene, ma sai, ti dico una cosa però, in quel periodo lì, perché io poi le differenze nel tempo le ho viste, c'erano meno autori emergenti, o quantomeno era un periodo, io penso che in quegli anni, dal 2009-2010, hanno cominciato, diciamo, gli autori, quelli emergenti, quelli che comunque si sono cominciati a autopubblicare. Prima sì, forse c'era qualcosa, però al momento che poi c'è stata questa evoluzione proprio nel web, e quindi quando c'è stata la possibilità di autopubblicarsi, c'è stata la nascita appunto di questi autori emergenti. Prima non era così. Quindi io entravo in un momento in cui ce n'erano di meno, e quindi anche quando c'era un libro in uscita, molto sicuramente veniva letto di più. Adesso siamo... C'è l'inflazione, diciamo, sì, ormai è vero. Cioè, rispetto anche a 5 anni fa, veramente è cambiato completamente il mondo. È cambiato totalmente, era molto diverso, cioè diverso. Sono aumentati i numeri, quindi logicamente anche un lettore di quelli proprio accanniti, come si suol dire, logicamente quanti libri deve leggere nel corso di un mese per stare dietro a tutte le uscite, a tutte le autrici, anche se magari la gradisce, ma non sì, ce sì. la fa, cioè, vedo a volte che ce la faccio io. Magari, ecco, vuol dire, mi piace il tuo libro, però mi piace anche quello dell'altro autore. Cioè, non riesci, quantomeno nel corso di un mese, come io quantificavo prima, mi ricordo, leggevo dai 10 ai 15 libri al mese, perché avevo la pausa pranzo, e quindi ne approfittavo per leggere tutti i giorni mentre mangiavo. Quindi un po' così, un po' magari la sera dopo cena, quindi quei 10, poi dipende, perché c'era il libro più grande, quello più piccolo, quindi leggevo molto. Poi logicamente al momento che ho cominciato a scrivere, la lettura è diminuita, perché il tempo che avevo a disposizione lo dedicavo più alla scrittura. Però ecco, in quel periodo sì, diciamo, eravamo di meno, e quindi quelle autrici che c'erano in circolazione venivano lette, ecco perché i risultati erano maggiori. Poi niente, ho continuato a scrivere. Nel 2016, a gennaio del 2016, è uscito il mio secondo libro, che poi tra l'altro quell'altro non è più in commercio, perché dopo un anno è scaduto il contratto, non l'ho rinnovato, l'ho ritirato, e adesso lo sto riscrivendo. Ogni tanto lo riprendo, perché ho cambiato delle cose, le ho modificate, era scritto, come ti dicevo, in un modo anche molto spartano, molto genuino. Però logicamente poi la scrittura cambia nel corso del tempo, uno
scrive continuamente anche diverse cose e quindi cambia anche l'esigenza che abbiamo noi scrittori, comunque di dare un prodotto migliore. E quindi non l'ho lasciato, l'ho ripreso. Se Dio vorrà, finirò gli ultimi. Sì, lo ripubblicherò, perché comunque al di là, insomma, del genere che è erotico, quindi è un genere che magari non può piacere a tutti, però la storia era veramente bella. Io mi ricordo che chi lo leggeva diceva: guarda, quello che mi ha colpito è stata proprio la storia, al di là, insomma, di quello poi che accadeva tra questi due. Ultimamente adesso abbiamo parlato finora, però abbiamo detto tante cose molto interessanti che secondo me saranno anche molto molto utili a chi si sta in questo momento approcciando al mondo della scrittura, tenendo conto, come abbiamo detto in premessa, che sono molto più fortunati, perché rispetto a 5, 6, 7 anni fa, oggi le informazioni e i supporti sono un'infinità. Maggiori. 5 anni fa praticamente non c'era niente, perché anche io ho iniziato più o meno in quel periodo e mi ricordo. Trovi sì informazioni qui e là sparse, però poca roba, diciamo, e poi anche contraddittorie, tra l'altro. Prego, sto dicendo, non abbiamo detto una cosa importante, non abbiamo parlato del genere che tu scrivi. Io naturalmente l'ho lasciato dire. È vero. Lo lascio. Perché poi io lo dico sempre, quando io ho aperto quel file e ho cominciato a scrivere, credimi Paolo, io la mia intenzione non era quella di scrivere un erotico, cioè non ci pensavo minimamente. Ho cominciato a scrivere, ho cominciato a parlare di questa ragazza, sai, quelle cose che ti vengono in mente, insomma. E poi è nato così, cioè le scene che mi uscivano fuori erano quelle. Ecco perché, come ti dicevo prima, forse era arrivato per me un momento particolare, forse di tirar fuori qualcosa che magari non tenevo chiuso dentro, quantomeno non avevo anche il coraggio a volte forse di scrivere. Infatti non è un caso che non volevo neanche firmarlo col mio nome. Adesso è vero che io uso uno pseudonimo, però Fiore il cognome di mio marito, quindi è il mio cognome da sposata, quindi non è che dici, sai, l'hai usato per non usare il tuo, questo sempre il mio, insomma, non è che non mi sono inventata niente di nuovo. Ho semplicemente poi accorciato il cognome, perché poi insieme era troppo lungo, ho detto no, non finisce più. Però ecco, se vai a vedere, ci ho messo comunque la faccia, capisci? E per quanto, insomma, ecco, siamo nel terzo millennio e diciamo che viviamo comunque in un'era dove, insomma, si vedono nudi, nudità anche nelle pubblicità, quindi lo vedono anche i bambini, però, sai, siamo sempre un paese molto cattolico, con molti tabù, che è ancora molto influenzato da un'educazione patriarcale, dove la donna comunque ha sempre un ruolo, deve apparire, ecco, come la donna di casa, casa e chiesa, madre. Quindi una donna che parla della propria sessualità fa ancora molto 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 scalpore. E quindi non è stato sicuramente semplice, perché poi ti dirò di più, le prime a criticare sono state le donne stesse, neanche gli uomini, perché l'uomo è, sì, perché l'uomo è paraculo, assolutamente, perché l'uomo è paraculo, nel senso che approfitta, come dire, fai bene, che c'è di male, così, perché magari poi alla fine il suo cervello arriva al secondo fine. E la donna poi alla fine è più, forse più sincera, ma anche più crudele anche nelle parole. Perché? Perché abbiamo ancora questa educazione. Non è un caso che mi ricordo i primi tempi, sono rimasta anche molto colpita. Perché poi molti ti definivano un po' la Monna Pozzi della letteratura italiana. Io ho avuto proprio queste parole, essendo un personaggio, guarda, che ti posso dire che io personalmente, al di là del lavoro che faceva, che tra l'altro ha sempre fatto senza nessun tipo di volgarità, era una persona
di grande intelligenza e molto brillante, ti posso dire che secondo me è un gran bel complimento Assolutamente. che hanno fatto, oltre che una donna Sì, bellissima. era un bel complimento, però mi colpì proprio perché associavano comunque un genere che poi ecco, era già iniziato questa onda del genere erotico che era stato un po' sdoganato dalle 50 sfumature, che poi effettivamente poi di erotico, se andiamo a vedere, sì, c'era, ma non era così volgare. Forse la cosa che colpì era proprio l'andamento di quel tipo di sessualità che colpì moltissimo. Però comunque aveva sdoganato questo genere che si scrive da 3-4 secoli. Ricordiamo De Sade, ricordiamo con tutti i suoi romanzi, insomma, che furono all'epoca censurati. Anaïs Nin, io adesso le prime che mi vengono in mente, insomma, ce ne sono di romanzi erotici classici, cioè scritti 2, 3 secoli fa. Però poi alla fine erano libri appunto che nella maggior parte dei casi venivano censurati. E questo genere che uscì poi, questa trilogia, le 50 sfumature, sdoganò appunto di nuovo il genere erotico, infatti in quel periodo si trovavano una marea di libri erotici, anche da scrittrici, insomma, anche conosciute. Adesso Silvia Day, che era l'altra americana, molte scrittrici inglesi e logicamente anche noi italiane abbiamo seguito quel filone. Poi, Però, se mi ecco, ti posso dico la sincera verità, io lo permettere, scrissi. no, ti volevo dire, se mi posso permettere di dire una cosa, è vero che Sì. tu, diciamo, il tuo genere è inquadrato nella letteratura erotica, ma attenzione, c'è anche una trama, una storia molto Sì. particolare dietro. Cioè, non è, perché altrimenti non Sì. vorrei neanche cadere, non, io sto cercando di prevenire ogni equivoco, cioè non è che sono letteratura erotica e basta, è una storia dove c'è anche quella componente, è importante dirlo, secondo me, scusa se mi sono permesso, perché c'è comunque una trama dietro che ha anche Assolutamente. una cosa, cioè che è totalmente trascende da questa componente, mi sembra importante dirlo. Sì, secondo me un buon libro erotico deve avere, per me, io cioè, ne ho letti comunque tanti, però deve avere una bella trama, altrimenti leggere, ne so, nel corso di un romanzo che può avere 200-250 pagine, adesso ti dico un numero X, 15 scene di sesso, ti dico che arrivata già all'ottava ti sei pure stufato, il libro lo richiudi. Perché poi alla fine, cioè, di quello parli, non è che te puoi inventare magari qualche cosina in più, però poi alla fine diventa stucchevole, diventa troppo. Quindi secondo me il genere erotico funziona bene quando ha una trama bella, dove comunque poi alla fine puoi gestire queste scene, perché ovviamente altrimenti non sarebbe il genere erotico, le puoi gestire nell'arco poi della storia, cioè ci deve essere il momento che ti permette di fare una determinata scena, non che questi si svegliano la mattina dopo il caffè e si ricomincia. Non so se mi spiego. Sì, No, beh, ne ho letti molti così, anche perché probabilmente molti. quello più che erotico sarebbe detto che è tondo una storia pornografica, che è un altro discorso. Allora no, perché poi alla fine secondo me l'uso pornografico è proprio già che cambia proprio il linguaggio cambia, diventa totalmente diverso. Però anche il linguaggio pornografico si può usare anche all'interno di un libro erotico, ma ovviamente ci deve essere la situazione che lo permette. Cioè, deve essere una scena dove la tensione sessuale deve essere, diciamo, un po' più aggressiva, quindi anche la scena, il contesto deve trovarsi in quell'aggressività proprio emozionale. Altrimenti, come mi hai detto te, se magari svegli la mattina e cominci già così, anche con un linguaggio forte, allora attenzione, forse il genere non è prettamente erotico. L'erotismo poi alla fine è talmente delicato, cioè ha un confine talmente delicato che passare effettivamente
al porno, al pornografico, è veramente un attimo. Quindi bisogna saperlo modulare. Non è un caso che poi, ecco, come ripeto, il primo che scrissi in quel modo spartano su alcuni tratti poteva effettivamente dare delle note anche più pornografiche, diciamo. E, però, ecco, poi, siccome c'era questa bella trama, questi due protagonisti, insomma, anche molto travagliati, poi alla fine quel linguaggio ci stava in quel contesto. Mentre il secondo, quello che è uscito per dire a gennaio del 2016, si trova oggi addirittura nella classifica dei romanzi rosa, non sta neanche nella letteratura erotica. Perché? Perché l'erotismo che contiene è considerato comunque un erotismo rosa, quindi molto più blando, che gli permette anche di stare nei romanzi rosa, cioè che non deve essere per forza classificato nella letteratura erotica, perché tu mi insegni, se c'è comunque una scena erotica, no, lo devi dire, perché molti libri li possono leggere anche dei ragazzi minorenni, soprattutto se tu lo metti, ecco, nei romanzi rosa. È la storia, per dire, il secondo di due ragazzi giovani, quindi l'approccio può anche venire appunto da ragazzi giovani, però adesso il erotismo trattato è abbastanza delicato, insomma. Io ti chiederei adesso però di scendere un po' nei dettagli e di vedere e parlare chiaramente qualche pillola, qualche accenno a questi due libri, premettendo che tu ne stai già scrivendo un altro, ma chiaramente questa è una cosa, sì, che diciamo come per il futuro. Adesso parliamo di quelli che ci sono. Di quelli che ci sono. Allora, ti dicevo che poi a gennaio del 2016 uscì questo, fino all'ultimo respiro, è stato pubblicato dall'Aeroscultura, e anche questo, come ti dicevo, è una storia, un young adult, proprio perché parla di due ragazzi molto giovani. Quando si conoscono erano due adolescenti, si rincontrano dopo qualche anno, però rimangono sempre molto giovani, quindi le loro storie, la loro sessualità logicamente è rapportata a quell'età, e quindi non si può usare un linguaggio forte come se fossero magari, ecco, due persone che vivono di 40 anni che vivono la sessualità di due quarantenni. Quindi diciamo che la sessualità è mantenuta proprio per la loro fascia di età. E questa è la storia appunto di Fabiana e di Andrea, che si conoscono quando erano due adolescenti, poi si lasciano e si rincontrano dopo qualche anno, però lei nel frattempo ha avuto una storia con un uomo più grande, una storia che poi l'ha segnata. E quindi Andrea si trova logicamente a rincontrare una ragazza, l'aveva lasciata in una determinata maniera, la rincontra logicamente diversa, perché comunque anche ferita da questa storia più matura che lei ha avuto, e quindi ha diciamo difficoltà a rapportarsi e quindi a ricominciare una nuova storia, diciamo, un po' più seria e duratura. Però poi alla fine ci sono molti colpi di scena, perché io non do mai pace ai miei protagonisti, devo far venire giù pure gli elicotteri. E quindi ne succedono, insomma, ne passano parecchie, però poi alla fine riescono a ritrovarsi e quindi a iniziare a coronare, diciamo, il loro amore, perché comunque non era mai stato sopito nel corso del tempo, non si era mai assopito. E quindi è stato anche questo un libro molto letto, perché poi, ecco, ripeto, essendo poi un genere romance, quindi anche molto commerciale, ha abbracciato logicamente una fascia di lettori molto ampia, quindi da una ragazza giovane anche a una signora più grande che magari, ecco,
Io vuoi passare qualche ora? Una curiosità che ti vorrei chiedere prima di dimenticarmela. I tuoi lettori sono prevalentemente lettrici o ci sono anche lettori uomini, maschi, per tua esperienza? Ci sono anche lettori uomini. Questo libro qui, che poi io tra l'altro, per dire, se tu mi dici Cinzia lo voglio leggere, cioè, io ti dico se vuoi leggilo, magari, cioè, è una storia. Però magari a un uomo non lo consiglio mai, perché che poi ecco non è detto, perché magari ci può essere un uomo che lo legge, come è successo, e il libro gli è piaciuto. Cioè, non è detto che un uomo debba avere per forza un'anima, diciamo, per forza maschile. Magari anche leggere un libro che è prettamente femminile, poi magari gli può piacere. Quindi io gli dico, guarda, è un libro, è un romance, io lo specifico. Però ecco, ho trovato anche lettori, uomini, che l'hanno letto e il libro gli è piaciuto. Però è normale, questo è un genere che leggono più le donne. Non dico, ecco, per dire, per farti capire, il genere Harmony, insomma, questo genere che comunque... è più, ecco, appunto, l'amore e la passione di due persone. Non è un libro, diciamo, che può essere, non so, un thriller, o comunque una storia di narrativa che poi alla fine può andare bene sia per un uomo che per una donna. Il genere è romance, quindi poi alla fine è prettamente, diciamo, femminile. Ciò non toglie che io ho avuto anche lettori uomini. Forse perché io lo dicevo che, insomma, poi alla fine il genere era sempre erotico, e forse loro chissà che ci volevano trovare dentro, non lo so. Però poi alla fine mi hanno detto è molto bello, mi è piaciuto, perché era gradevole poi alla fine, non era, diciamo, che ne so, forte, magari come forse alcuni avevano immaginato. Dice, quindi è rimasto gradevole come libro. Infatti, insomma, è stato letto parecchio, ormai sono 4 anni. Sì, e poi dopo, fino all'ultimo respiro, è venuto l'altro, diciamo, quello che è scritto, ricordami esattamente che hanno uscito il successivo libro Nadine. Questo è uscito a ottobre, a distanza di quasi 4 anni, eccolo. Si vede? Sì. Sono anche allora, questo si vedeva? Sì, è perché sì, poi sì. Io ho fatto la cacchiata che l'ho fatto lucido, quindi riflette. Ma certo. Bello, proprio perché è proprio questa immagine bella. Sì, questo è stato un libro molto travagliato. Ti spiego un po'. Allora, nasce come racconto, che doveva essere comunque inserito in un altro progetto, che comunque sto concludendo, cioè finalmente verrà la luce, con un'altra scrittrice. Devono essere appunto due protagoniste, la mia era questa. Poi ci sono stati, ecco, dei cambiamenti in corso, e quindi poi alla fine questo libro, cioè questa Nadine, appunto la protagonista, l'ho dovuta trasformare, perché ho detto lo lascio così al racconto, però comunque non avrebbe senso, perché poi c'era un filone da seguire insieme, oppure lo trasformo completamente, gli costruisco una trama che possa reggere, possa funzionare, e lo trasformo in un romanzo. Allora ti premetto che da che doveva essere un racconto e quindi seguire un filone, la storia che gli ho costruito intorno è talmente elaborata, mi sono serviti 2 anni, insomma, che poi alla fine questo è diventata una trilogia. Quindi l'ho diviso in 3 capitoli, calcola che il primo capitolo è questo, che è uscito a ottobre, io sto già scrivendo il secondo,
è peggio di quest'altro per difficoltà che sto incontrando, e uscirà poi il terzo. Li ho divisi come l'inferno, il purgatorio e il paradiso, una divina commedia in tutto e per tutto. Perché? Perché è l'evoluzione appunto di questa donna che ha subito delle violenze da bambina. E queste violenze l'hanno portata a essere una donna malvagia con dei problemi da grande. E è un'assassina, ha una doppia personalità e logicamente il suo inferno, che è appunto questo qua è l'inferno, la profezia. È tutto, è la sua storia, diciamo, iniziale, il suo inferno. E quindi da piccola io tante cose non so se svelarle, No, perché comunque poi alla blocco fine io. sono Ti dettagli, spoiler, non mi va di fare spoiler. devo Però cercare io a non farlo. comunque sì, ha avuto appunto questa infanzia molto, molto, molto dura, che la porta comunque poi in un manicomio e da lì insomma c'è lei con tutte le sue con tutti i suoi deliri, con tutte le sue turbe, logicamente l'inferno è il suo. Poi però accade un qualcosa che la risveglia e gli fa capire che tutte queste cose che comunque lei ha vissuto hanno un senso, era perché lei si doveva trovare a un determinato punto della vita, perché chiamata poi al suo destino. Nel secondo c'è una seconda rivelazione, che appunto lei è la dea madre, la grande madre. E quindi è la reincarnazione, ecco perché è anche un libro molto fantasy, molto epico. E da lì conosce poi le altre madri che poi la portano al suo percorso, insomma, di evoluzione fino a liberarsi completamente e quindi a raggiungere il suo paradiso. È molto travagliato perché per la maggior parte è un libro molto introspettivo, quindi lavora su due fronti. Su questa parte buona che è lei e questa parte malvagia che esce fuori logicamente per sopperire o comunque quelli che sono state le umiliazioni che ha subito, nonché le violenze. Guarda, È io ti dico, molto non dire forte. altro perché secondo me, cioè, bisogna interessare il lettore ma non andare troppo oltre. Quindi secondo me hai già No, anche detto. perché ti dico la sincera verità, io ho sempre difficoltà a parlare di questo libro perché, come ti dicevo, non so fino a che punto comunque svelare il contenuto. Non sai però, ecco, se dico poco, non so fino a che punto le informazioni che dici possono essere accattivanti. Ma la mia stessa difficoltà è spiegare anche lei, perché il libro purtroppo va letto per poterlo capire effettivamente, cioè per poterlo capire, perché ha una collocazione molto particolare. Qui ho sperimentato moltissimo, Paolo, eh? Ho sperimentato perché oltre al genere erotico, che comunque è presente anche qui, però qui c'è anche giallo, il thriller, il noir, molto psicologico e soprattutto, ecco, avendo una storia anche particolare che è uscita un po' dai canoni reali, appartiene a un fantasy epico, perché appunto, ecco, parlando poi appunto della Grande Madre, la regina sumerica, e quindi sono andata anche indietro nella storia. Ci E quindi sono varie c'è anche sfaccettature, una mi sono documentazione dovuta dietro la storia, documentare, che sì. Il lavoro è è importante durato dirlo diverso. perché. Sì. Qui è, Ma poi è diciamo, importante. è un accenno perché è tutta un'evoluzione. Quindi qui, diciamo, poi alla fine si capisce che prende un filone molto diverso.
Nel secondo verrà spiegato, poi ci sarà il terzo, il finale, che sono poi effettivamente, se tu ci pensi, tre libri diversi. E ci saranno anche ovviamente i generi diversi, perché appunto qui, parlando dell'inferno, deve essere un pochino molto cupo, le note sono molto forti e molto noir. Il secondo logicamente è molto travagliato, quindi già cambia l'andamento. E il terzo, essendo il paradiso, cioè proprio l'evoluzione di questa donna che comunque supera poi ovviamente i suoi traumi, in un modo che poi alla fine è quello il suo destino. Quindi è anche molto complicato. Ed è complicato anche per me. No, devo dire, è molto interessante anche questo abbinamento alla trilogia della Divina Commedia, che secondo me è molto... Sì, io non è che ho voluto, ovviamente, cioè è il minimo dirlo, cioè non dovrei neanche sottolinearlo, imitare la Divina Commedia, ma ho preso proprio le tre parti della Divina Commedia, cioè le denominazioni, appunto l'inferno, il purgatorio e il paradiso, perché l'inferno è proprio il calvario che ha questa donna. Il purgatorio è l'espiazione, la redenzione, cioè quindi lo sforzo che fa lei per uscire da quello che è appunto il suo inferno, e poi ovviamente il paradiso, perché poi alla fine in fondo al tunnel in ognuno di noi la luce c'è sempre, quindi se si fa un percorso poi alla fine il paradiso arriva. Guarda, questa battuta che hai fatto mi permetto di usarla anche con riferimento al periodo che stiamo vivendo. Prima o poi arriverà la luce in fondo al tunnel, perché sicuramente adesso, sì. Oddio, già probabilmente qualcosa si comincia a intravedere, però è ovvio che visto il periodo che stiamo vivendo ce n'è proprio bisogno di arrivarci a questa luce. C'è bisogno di tanta luce. Okay. Io l'ultima domanda che ti faccio, naturalmente, è quella sempre di servizio: i tuoi libri, quelli già pubblicati, poi naturalmente quelli che arriveranno più là, dove li possiamo acquistare? E naturalmente ricordo anche che c'è il formato sia cartaceo che ebook. Prego. Allora, sono presenti tutti su Amazon, sia questo insomma che ho autopubblicato, sia quest'altro che è stato pubblicato dall'Aeroscultura. Sono presenti, quello di Aeroscultura è presente su tutti gli store digitali, e si trova anche il cartaceo e anche sul sito della casa editrice, che è appunto www.aeroscultura.com, se non sbaglio, però ecco, si trova anche sugli altri store. E invece quello che ho autopubblicato io si trova sia in versione ebook sia in versione cartaceo su Amazon, perché ho scelto insomma lo store Amazon per autopubblicarlo, mentre quell'altro è presente insomma dappertutto. Sì. Io ricordo quindi i libri di Cinzia Fiore Ricci, che dovete, per trovare i suoi libri basta digitare il suo nome su Amazon, che è il sistema forse più pratico, tra l'altro più facile. Sì, tra l'altro parlo anche per esperienza personale, ha avuto delle difficoltà Amazon, perché ovviamente il periodo che stiamo vivendo ha creato difficoltà a tutti indistintamente, però ultimamente, diciamo, questi giorni che ci siamo lasciati alle spalle, anche i giorni che verranno, hanno potenziato la distribuzione, quindi già oggi è più... Sì, ecco, è impensabile che il ricorso alla non funziona, è inutile che ci giriamo attorno, perché non è possibile oggi la consegna in un giorno, lo capisce chiunque il motivo. Però comunque sia, che consente nell'arco di qualche giorno evade la richiesta, quindi è chiaro che è probabilmente il sistema più efficace. Da domani, mi permetto di ricordare, riaprono anche non tutte, in alcune regioni addirittura rimarranno, per esempio in Lombardia ho letto che rimarranno chiuse, però diciamo che tendenzialmente chi vorrà da domani come titolare di libreria potrà riaprire il negozio, poiché saranno anche scelte individuali legate a valutazioni come per esempio la convenienza, perché molti, io lo posso anche capire, hanno detto, cioè se non c'è nessuno in giro che cosa provo a fare, io onestamente ecco, lo posso capire, perché per loro alla fine è anche un costo che se non viene ripagato dagli ingressi non dà nessuna convenienza chi gestisce questa attività, però ricordiamoci che c'è anche questa opportunità. Io penso che abbiamo dato tutta una serie di indicazioni molto interessanti, sono sicuro che sia lettrici vecchie e lettori, perché ci sono pure i maschietti, non dimentichiamolo, che anche quelli nuovi
troveranno il modo di avvicinarsi a questi libri che scrivi, che, ripeto, sono molto interessanti. Quest'ultimo, secondo me, in particolare, che tra l'altro apre una trilogia. Apre una trilogia, speriamo, insomma, di portarla a termine, e poi, ecco, dovrebbe uscire, non si sa, l'ultimo lavoro, però quello, essendo ancora top secret, perché ancora sta in fase di gestazione, e più o meno, diciamo, segue il filone, è una costola di questo, appunto, ultimo lavoro. Adesso è il periodo, diciamo, noir, come lo chiamo io. Può darsi poi più in là con gli anni il cambio genere, di nuovo genere, di donna romance. Quando sia il secondo della trilogia, che anche questo nuovo libro, ne riparleremo qui al saluto virtuale, tanto già con andremo grande avanti. Piacere, con grande piacere. Piacere anche mio. Grazie Cinzia, è stato un piacere, anche perché è una giornata di festa, anche passarla, sia pure a distanza, con amici, fa sempre, perché quest'anno non abbiamo altre possibilità, passarla sempre con amici con fa... gli amici. La sempre, con gli sempre con gli amici passata. Esatto. Diciamo che quest'anno l'abbiamo fatta in modo virtuale invece che reale, però fa comunque piacere tanto. Grazie Cinzia. Grazie a te Paolo, grazie veramente. Grazie. Ciao a tutti. Grazie ancora. Ciao. Buona serata. Ciao, ciao. Ciao, grazie.